La cittadinanza è vista solitamente come tutta quella, applicata alle organizzazioni ovviamente, tutta quella sfera di condotte che non sono definibili da un mansionario o da delle funzioni. Non solo, ma sono qualche cosa che tu non puoi neanche pretendere. Cioè, quindi sono qualche cosa che è fuori da una, banalizzo, una mansionario, ma non sono nemmeno, come dire, prescrivibili. Cioè, tu non puoi costringere qualcuno a fare qualche cosa che non è prescritta. Ci siamo? Questo concetto è un concetto che viene utilizzato dalle organizzazioni proprio perché sanno che nell'epoca della individualità, no? Comunque abbiamo fatto un percorso di un certo tipo, e dove la convivenza più o meno, come dire, definita, più o meno giusta, più o meno sbilanciata, no? Con i contratti, non contratti, comunque è legata a dei patti, cioè tu non puoi fare quello che vuoi a un essere umano, cioè non abbiamo più l'epoca del sovrano che dice ti metto a morte, no, non c'è più, cioè, quindi c'è un continuo vincolo che costringe chi ha un certo ruolo, in questo caso di comando all'interno di un'organizzazione, a dover fare i conti con altri organismi, storicamente di sindacati, oggi sono un corpo fortemente indebolito da quello che è accaduto, ma comunque ci sono dei contratti di lavoro, c'è tutto quell'elemento di base. No? Allora, una delle, come dire, delle derive della logica individualista è che ognuno fa il proprio. Fare il proprio, come dire, impoverisce fortemente le organizzazioni. Questo è uno dei problemi enormi. Cioè, nel senso che tra i due comportamenti, andare verso qualcuno, prosocialità, andare contro qualcuno, conflitti, oggi il cittadino contemporaneo preferisce allontanarsi. Preferisce praticare la forma del conformismo, la forma dell'indifferenza, la forma dell'acquiescenza. È molto più strategicamente pagante fare ciò che deve fare. Questo però chiaramente impoverisce fortissimo, no? Cioè, abbiamo più volte, durante le lezioni che abbiamo fatto insieme, visto come una delle caratteristiche della contemporaneità è aver professionalizzato la vita. Questo processo ha fatto sì che la vita che prima aveva, come dire, un margine, come dire, di non governo, legata a una sorta di autogestione dal basso. Io ricordo sempre appunto la metafora di chi vive in campagna e che pulisce le strade. Oggi non fa più nessuno, cioè, tranne qualche episodio. Negoziante, bravissimo, che ha interesse a pulire perché chiaramente ha bisogno di, ma il cittadino comune, mio padre lo vedo perché è una classe, fa parte della tradizione, quindi non è un soggetto contemporaneo, no? E lui praticamente tutti i giorni esce, quando c'è vento, che c'è come in questo periodo, esce, pulisce davanti, no? Tutto quanto, allora il proprio perimetro lo pulisce. Queste pratiche, ad esempio, anni addietro erano molto comuni, anche nei quartieri, anche a Padova mi ricordo che in alcuni quartieri maggiormente popolari dove c'era anche una componente di comunità molto forte per cui uscivi, parlavi con tizio, c'era un occuparsi di questo spazio. La mia critica che faccio a molti di questi corsi sulla cittadinanza organizzativa, come dire, è una presa sull'altro, affinché in qualche modo ti produca qualche cosa che non riesci più a ottenere dall'altro, no? Perché l'altro ti oppone una resistenza, no? Se tu lo vuoi sfruttare fino in fondo, allora ti devi inventare una modalità dolce, che non sia aggressiva rispetto all'altro, ma che dica, noi siamo una famiglia, no? Queste metafore, no? Che ti portano a
fare tutta una serie di cose, no? Aiutandosi a vicenda, riuscire. Però diventa normativa questa. Mentre sono d'accordo con quanto tu dici, il discorso sarebbe riuscire a far sì che questo principio sia un principio praticato dentro l'organizzazione, dall'organizzazione, cioè in cui il singolo trova lo spazio per l'azione.